Buongiorno, sono Andrea Ricci, sono il consulente per l'impresa dell'immobiliare. Oggi possiamo vedere un capannone di 1000 metri quadri in vendita. È stato costruito nel 2005 e è predisposto per il doppio ingresso. Può essere diviso completamente in due parti. Il cortile che vedete oggi realizzato parzialmente verrà asfaltato in tutte le sue parti e realizza una cornice di circa 1000 metri quadri intorno al capannone. Sul lato sinistro abbiamo un ufficio su due livelli con servizi per le maestranze al piano terra e servizi per il lato ufficio collegato con una scala interna. Le dotazioni impiantistiche di questo capannone prevedono un carroponte da 5 tonnellate sulla campata a destra, un impianto elettrico con blindo sbarre completamente a norma di circa 30 kW. Andiamo a vedere l'interno del capannone. Il capannone è di proprietà dell'azienda che ci lavora in questo momento, faceva lavorazioni meccaniche, ma non ha rovinato la pavimentazione, non aveva presse, quindi diciamo è solo da ripulire. Come vedete in alto, l'impianto elettrico prevede un cordolo con le blindosbarre per poter attaccare i macchinari, è stato completamente verniciato. Oltre agli ingressi principali in asse col portone carraio troviamo due ingressi laterali. Queste colonne che dividono le due unità possono essere utilizzate successivamente per creare due capannoni da 500 metri. In profondità potete notare la struttura che compartimenta gli uffici. Qui alla mia destra potete vedere il quadro elettrico, ora è predisposto per un impegno di 37-40 kW. Lì abbiamo l'accesso per i bagni per delle maestranze e questo invece è l'ingresso per gli uffici. Al piano terra un open space. Le finiture prevedono già i vetri doppi e una scala per accedere al piano superiore. Troviamo un open space con il blocco servizi. In esterno ci sono le canaline di distribuzione rete dati, un controsoffitto con i pannelli rimovibili e un servizio igienico di discrete dimensioni. Il capannone ha una dimensione di 1050 metri in pianta e viene offerto in vendita a 550.000 euro più IVA. Vi ringrazio per l'attenzione.